Bentornati in un nuovo episodio di Soft Air. Non ha un nome questa serie. Oggi, come vi avevo detto, continuiamo il discorso cominciato settimana scorsa. Se non aveste ancora visto quel video, vi invito a andarlo a guardare. Trovate il link ovviamente in descrizione e apparirà da qualche parte qui sopra. Di cosa parliamo oggi? Come anticipato, andiamo a parlare di come utilizzare, come mantenere quello che fare con l'attrezzatura che avrete appena comprato, probabilmente. Quindi come tenere dietro la propria attrezzatura, come mantenere il proprio fucile, cosa fare, cosa non fare nel momento nel quale voi arrivate a casa dopo aver acquistato tutte quelle incredibili cose dal Monopoly Soft Air Shop, ovviamente le cose che mi sponsorizza e che trovate linkato in descrizione, che mi permette di fare questi video, perché questa roba non è mia purtroppo, magari. E quindi vi spiego appunto cosa fare quando arrivate a casa, cosa fare dopo che avete finito di giocare, cosa fare prima di andare a giocare. Prima di cominciare, come al solito, vi invito a lasciare un mi piace preventivo, a iscrivervi al canale e a venirci a seguire su Instagram, perché pubblichiamo una marea di contenuto, comprese le foto di tutto quello di cui parlerò oggi, così che lo possiate vedere da vicino. Banda alle ciance e sigla. Guarda un po' che cosa qui, prova a dire che fucile è ovviamente un Ghost 2022 Evolution modello S, come al solito. Prenderò questo fucile in esame per parlarvi della prima cosa importantissima da fare quando, dopo aver venuto in negozio e aver acquistato il vostro primo fucile, la vostra prima replica da Soft Air, arrivate a casa e non vedete l'ora di provarlo. Ecco cosa dovete fare. Ovviamente se l'avete acquistato da noi avrete, a meno che non l'abbiate fatto online, già avuto un breve corso dove io o uno dei nostri colleghi vi avrà spiegato come andare a manipolare la replica, cosa andare a fare e cosa non andare a fare. Io ve lo riassumo velocemente. Partiamo dal presupposto che questa è una replica da Soft Air elettrica, quindi il funzionamento di questo affare funziona tramite una batteria che va posta all'interno del calcio, come la... come la stragrande maggioranza dei fucili M4 hanno la batteria all'interno del tubo del calcio. Qui c'è il gearbox, qui nell'impugnatura c'è il motore, qui la TOPAP, bla bla bla. La batteria sta nel calcio, che come potete vedere ha un suo attacco. Quindi per andarla a utilizzare non vi servirà altro che andare a connettere la batteria appena comprata, sempre Evolution ovviamente, al calcio. Ma attenzione, prima di connettere la batteria è opportuno caricarla, perché anche se la batteria che avete appena comprato è nuova, è opportuno prima andarla a caricare e poi utilizzare il fucile, in modo tale che siamo sicuri che questa sia carica e funzionante. Come faccio a caricare la batteria, vi chiederete voi? Grazie allo stupendo caricabatteria che avrete acquistato insieme al fucile e la batteria, ovviamente, perché altrimenti difficilmente vi vendono la batteria senza il fucile. Quindi vi serve, come già detto nell'altro video, caricabatteria, batteria e fucile. Come si carica però una batteria? Prima di tutto bisogna prendere questo stupendo batterie, attaccarci il suo cavetto, attaccarlo a una presa e controllare, soprattutto sui modelli V3, che l'interruttore dietro sia impostato sull'IPO e non sull'IFE. Così, perché come già detto, le batterie moderne per questi fucili elettrici sono praticamente tutte lipo, quindi controllatelo. Fatto ciò, andremo a trovare sul corpo della batteria l'altro attacco, questo è quello per connetterlo al fucile, questo è quello per la ricarica. Lo trovate sempre uguale perché è bianco. Poi andiamo a prendere la nostra batteria e la andiamo a connettere, girandola dalla parte giusta, al caricabatterie, che si illuminerà e ci dirà, dopo che la batteria è stata in carica abbastanza, quando la batteria è carica. Per molti di voi questa sarà una roba che è di una banalità assurda, ma molte volte, se non si fanno tutti questi passaggi in maniera corretta, le batterie sono poi da buttare, perché come già detto, se queste si scaricano del tutto, le dovete buttare via, e buttate via 20, 25, 30, 40 euro di batterie, che è un gran peccato, ve lo posso assicurare. Mi hanno sparaflesciato in faccia. Signore e signori, prego, guardate qui. Quindi abbiamo caricato la nostra batteria, sappiamo che carica, torniamo al nostro fucile. In questo caso gli Evolution hanno già connesso al fucile un attacco fuoco, un attacco DINS come le batterie Evolution. In alternativa potreste trovare l'attacco Tamiya, si chiama Tamiya, DINS Tamiya, questo è il Tamiya. Quello che troverete sul fucile ovviamente sarà la parte che va inserita qui dentro, che è sostanzialmente la variante di questa parte qui. Fortunatamente nelle batterie Evolution c'è sempre l'adattatore, che come potete vedere è questo qui, quindi anche se prendete batterie Evolution e non prendete il Ghost avrete l'attacco Tamiya e potrete adattarlo al vostro fucile con l'attacco Tamiya.
Tornando al nostro fucile, non ci resta che andare a connettere la batteria in questa maniera. Come sentite fa rumore perché ha la sua centralina questo modello, quindi sappiamo che la batteria è stata recepita dal fucile e questo può andare a sparare. Il mio consiglio è sempre di prendere questi cavi che stanno uscendo e gentilmente infilarli all'interno del tubo del calcio prima di andare a inserire nuovamente il calcio, perché altrimenti rischiano di aggrapparsi da qualche parte, si strappano e non riuscite neanche a sparare col fucile, che ce lo dovete già ribaltare. Reinserite il calcio, tirate su questa parte qua come abbiamo fatto per rimuoverlo. Questo è adesso di nuovo in posizione, non si muove, e sempre con linea di tiro pulita ovviamente mettiamo in sicura e il fucile spara senza problemi. Cosa manca adesso perché si possa andare a utilizzare il fucile? Molto semplice: i pallini, e dopo i pallini lo pop. Visto che il video non vuole essere una lezione su come cominciare a softair, ma semplicemente spiegare le varie robe che avrete comprato, io, dando per scontato che abbiate comprato un Ghost, parlerò dei caricatori monofilari, che come potete vedere sono questo tipo di caricatori che hanno una singola linea di pallini qui dentro con una molla che li tiene premuti, come i caricatori veri quasi, senza la rotella sotto che va agile. Come li inseriamo qui dentro? Tramite la solita siringhina per i pallini o tramite un BB loader di qualunque tipo, da uno speed loader della Odin, quello che è, e lo andiamo a riempire con i pallini. Come già detto nello scorso video, vi consiglio di andarlo a vedere se non l'avete ancora fatto. Ci sono tanti tipi di pallini per i fucili da soft air, elettrici, d'assalto. In questo caso consigliamo di utilizzare dagli 0,23 fino agli 0,28, se il fucile non è stato modificato, se non ha delle particolarità. Che pallini comprare? G&G tendenzialmente, o Nimrod anche se volete andare su una marca di pallini veramente ottima. Diciamo che la fascia media di pallini è G&G più o meno. Carichiamo il caricatore e lo andiamo a inserire quindi nel nostro fucile in questa maniera. Controlliamo che non si muova, non si muove. Andiamo a sparare? No, e non andremo a sparare perché non abbiamo ancora controllato lo pop. Che cos'è lo pop? È semplicemente un gommino di plastica che sta all'interno della canna interna, non questa qua che è canna esterna. Cosa fa lo pop? Semplicemente va a toccare leggermente, a seconda di quanto ne avete dato, il pallino prima che questo esca dalla canna, dandogli una rotazione. Dandogli questo tipo di rotazione, il pallino girerà e quindi, uscito dalla canna, spinto ovviamente da tutto il sistema elettronico del fucile, andrà a cadere, non subito tra tante virgolette, ma roteando cadrà più avanti, quindi andrà più lontano sostanzialmente. Più pop gli date, più il pallino gira e più tenderà ad andare in alto verso l'infinito. Se gli date tutto lo pop, o i pallini non escono proprio perché ce n'è troppo, oppure semplicemente escono dalla canna e vanno verso la luna a salutare Vector. Il segreto per tararlo in maniera corretta è intanto sapere come accedervi, e in questo caso vi basta andare a tirare la leva qui per andare a togliere appunto il dust cover e rivelare la posizione dello pop. Soprattutto grazie a Evolution, che è bravissima, c'è sempre una freccetta che ci dice in che direzione girare lo pop per darlo, in questo caso è verso il basso, quindi andando a girare questo verso il basso andremo a dare lo pop. Ricordatevi sempre che la cosa più importante è togliere completamente lo pop quando si finisce di usarlo e darlo pian piano quando lo stiamo provando. In questo caso l'ho rimesso a zero perché io avevo già rimesso via il fucile in maniera corretta. Vado a impugnare e sparo, vedo dove va il pallino, voglio più gittata, gli do un po' di pop, provo di nuovo, gli do un altro po' di pop, vedo che il pallino va troppo su, tolgo lo pop fino a quando non ho trovato la giusta direzione. Tenete inoltre conto che più sparerete, più lo pop si scalderà, più dovrete andare ad aggiustare leggermente lo pop. Funziona così perché il gommino è di plastica, si scalda, le temperature sono molto importanti, ma questo è un discorso più avanzato. Abbiamo finito di sparare, quindi cosa facciamo? Azzeriamo lo pop, quindi lo riportiamo completamente su in questo caso. Togliamo il nostro caricatore, sempre con gli occhiali, sempre sparando in una direzione dove sappiamo che non c'è nessuno. Andiamo a sparare due colpi per essere sicuri che non sia rimasto nessun tipo di pallino all'interno della canna di ATO pop. Fatto ciò, togliamo il calcio e rimuoviamo la batteria, sempre per il discorso che le batterie non vanno lasciate nel fucile, sia per questioni di trasporto, sia perché bisogna evitare che queste si vadano a scaricare. Prima della conclusione vi dico due cose molto importanti. Numero uno, sempre occhiali protettivi, anche se state sparando da soli in giardino, perché i pallini rimbalzano e è brutto se vi rimbalzano in faccia. Se andate a giocare, indossate sempre gli occhiali, non rimuoveteveli mai, neanche se si stanno appannando. E soprattutto, mi raccomando, trattiamo queste repliche come se fossero delle vere armi. Perché?
perché in un futuro viene sempre comodo, ma soprattutto quando le stiamo utilizzando siamo sicuri di non andare a far male a nessuno, ma soprattutto a noi stessi. Quindi rispettate e portate rispetto verso le vostre armi come se fossero cose vere, sia perché se lo meritano, sia perché è una buona misura di sicurezza. Quindi trattatele come armi vere, con responsabilità, le rimettete al loro posto, azzerate lo pop, togliete la batteria e controllate di non fare gli asini, perché se vi sparate in faccia con i vostri amici, questi fanno male, non sono come le pistole dei cinesi. Un'ultima roba proprio infine che mi è venuta in mente sul volo è: mettetela in ordine e se possibile identificate le vostre cose come vostre, tipo scrivere il nome sul caricatore mettendo magari una sigla molto semplice 02 03 04, con un determinato colore, perché nel software purtroppo la roba si assomiglia molto e capita che qualcuno abbia le mani lunghe, o molto più semplicemente che uno presti una cosa a un'altra persona, quello se lo dimentica e perdete le robe. Quindi dare un label alla vostra roba, magari scritto all'interno. Magari vi potete guardare online un po' come fanno i militari, la polizia o chi che sia, per identificare le proprie cose, e lo fate anche un pochino realistico. Qui da Red è tutto, io penso di aver parlato già abbastanza. Se avete ulteriori domande c'è la sezione dei commenti dove sarò pronto a rispondere ai vostri dubbi e alle vostre perplessità. Spero di avervi spiegato le cose in maniera chiara e semplice, lo faccio quasi tutti i giorni, sono sicuro che facendolo qui con la videocamera davanti io l'abbia fatto terribilmente e me ne dispiaccio. Scherzi a parte, io vi ricordo che in descrizione trovate anche non solo il link del Monopoly Software, il negozio che mi sponsorizza e mi permette di fare questi incredibili video che io porto a voi ogni settimana il sabato, ma anche i nostri link Instagram, dove pubblichiamo un sacco di contenuto, le foto di quello di cui ho parlato, che è abbastanza importante se volete capire meglio, vederle più da vicino, perché non sempre riesco a venire molto vicino alla videocamera, e soprattutto i link di tutto quello di cui ho parlato nel video li trovate sotto questo video e nell'altro che era la parte 1 di questo, quindi andatevelo a controllare, trovate sempre tutto linkato in descrizione. Per l'ennesima volta io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un buon weekend e vi ricordo che noi ci vediamo sabato prossimo con un incredibile video. Stay angry!